Benvenuti in edizione di Stadio News 24, in studio Giovanni Mazzola. Diego Bortoluzzi è il nuovo allenatore del Palermo, il tecnico di Vittorio Vento, storico ex vice allenatore di Francesco Guidolin, è arrivato con un volo diretto da Venezia e ha già diretto il primo allenamento al tenente orato di Bocca di Falco. Ascoltiamo le sue dichiarazioni all'arrivo in città. Spero e cercherò di trovare il risultato volta per volta, perché quella è una cosa fondamentale per finire bene comunque il campionato. Dopo vedremo di partita in partita. È proseguito il percorso d'avvicinamento del Palermo al match di sabato pomeriggio contro il Bologna. Per la squadra di Bortoluzzi, al tenente orato di Bocca di Falco, dopo una prima fase di riscaldamento, una partita d'allenamento a tutto campo. Andrea Fulignati e Mato Iaialo hanno lavorato regolarmente coi compagni. Fisioterapia invece per Carlo Zembalo e Slobodan Rajkovic. Nicola Salerno non è più ufficialmente il direttore sportivo del Palermo. Il dirigente originario di Matera ieri è giunto in città per ratificare le sue dimissioni e per salutare al tenente orato di Bocca di Falco la squadra. Ascoltiamo le sue dichiarazioni all'uscita dal campo di allenamento. Non è che abbiamo fatto molto bene, però può essere che abbiamo fatto il massimo, questo non sono in grado di dire. Sarà Luca Banti della sezione di Livorno l'arbitro di Palermo-Bologna, gara valida per la 32esima giornata di campionato di Serie A, in programma sabato 15 aprile alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera. Il fischietto toscano sarà coadiuvato da Stefano Liberti di Pisa e Alessandro Giallatini di Roma 2, quarto ufficiale Alfonso Marrazzo di Roma 1, arbitri addizionali Maurizio Mariani di Aprilia e Antonio Di Martino di Teramo. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.